Hai sicuramente sentito queste due parole, anche e neanche, giusto? Però sento ancora molti studenti che usano queste parole in modo non molto appropriato. E quindi ho deciso di fare questo video per chiarire una volta per tutte l'uso di anche e di neanche. Vediamolo insieme. Prima di iniziare ti ricordo che, se non lo hai ancora fatto, puoi cliccare sul bottone iscriviti qui sotto e sul simbolo della campanella per ricevere una notifica ogni volta che pubblico un video nuovo. E se hai piacere di fare una lezione di prova di italiano con me, puoi cliccare sul link in descrizione. Potremo incontrarci per 30 minuti online e parlare italiano da subito, discutere i tuoi obiettivi e vedere come posso aiutarti. Ma cominciamo! Oggi vediamo l'uso delle parole anche e neanche. Cominciamo con anche. Anche significa allo stesso modo. Esprime l'accordo fra due frasi affermative. Vediamo degli esempi. Io insegno italiano. Anch'io. Qui abbiamo due persone con due espressioni affermative che sono in accordo. Tutte e due le persone insegnano italiano. È l'accordo fra due espressioni positive. Oppure, vorrei un caffè. Anch'io vorrei un caffè. Anche in questo caso abbiamo due espressioni affermative che sono in accordo. Una persona vorrebbe il caffè e anche l'altra persona lo vorrebbe. Sono in accordo. Anche ha un secondo significato. Può essere usato per aggiungere qualcosa, per esprimere un'aggiunta, e in questo caso significa in più, inoltre. Vediamo un esempio. Ho mangiato la pasta e anche il dolce. In questo caso esprime un'aggiunta. Ho mangiato la pasta e in più ho mangiato il dolce. Sono andato in Spagna e anche in Portogallo. Quindi, oltre alla Spagna, ho visitato anche il Portogallo. È una cosa in più. Ok? Quindi, anche ha due significati. Significa allo stesso modo ed esprime un accordo fra due espressioni positive o esprime un'aggiunta, aggiungere qualcosa a qualcos'altro. Passiamo a neanche. Neanche ha un valore negativo, esprime l'accordo fra due espressioni negative. Per esempio, a me non piace il pesce, neanche a me. Abbiamo la prima espressione negativa, a me non piace il pesce, e la seconda è in accordo con la prima, neanche a me. Non voglio andare al cinema questa sera, neanche io. Stiamo a casa. Anche in questo caso c'è un accordo fra due espressioni negative. La prima persona dice non voglio andare al cinema, espressione negativa. E la seconda persona risponde neanche io, stiamo a casa. È d'accordo sull'espressione negativa della prima persona. È chiaro il significato di anche e neanche? Per qualcuno sicuramente era una cosa semplice e scontata, ma per alcuni veramente queste due parole creavano molta confusione. E spero di aver chiarito tutto in questo video. Ti ringrazio di essere stato o di essere stata qui e, come al solito, ci vediamo al prossimo video. A presto!